Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho in mente di fare qualcosa di super glam, dai toni un pochino freddi del beige, taupe, grigio. Scurire molto l'occhio all'attaccatura, sicuramente state vedendo già il risultato finale. Spero che questo look vi piaccia, spero siate curiosi di vedere come l'ho realizzato. Se è così, continuate a guardare. Inizio subito con un primer. Questo è lo Smooth and Protect Primer di NARS, che è il mio primer preferito in assoluto da mesi ormai. Lascia la pelle liscia e contiene anche la protezione 50. Come fondo vado con il Luminous Silk di Giorgio Armani, che in questo momento è la mia shade perfetta. In particolare questo è il numero 5.25. Per il correttore prendo il mio preferito in assoluto, che è il Born di Suede di Too Faced nella colorazione Porcelain. Ta-ta-ta-ta-ta, contouring in crema, lo sapete che sono obsessed in questo momento con la Light di Huda Beauty. Io adoro questo prodotto, se avete suggerimenti per altri tipi di contouring in crema, fatemelo sapere. Ho visto che sono usciti nuovi di Anastasia Beverly Hills. Il problema è che non mi convincono le colorazioni, perché tipo hanno tre colorazioni molto calde e abbastanza chiare, ma davvero calde, cioè tipo aranciate. Poi ci sono tre colorazioni invece che sono molto molto scure. Quindi non so, devo un attimo capire quale shade comprare. Per l'inverno non mi dispiacerebbe magari provare un qualcosa in crema che sia anche abbronzante, quindi un pochino più aranciato, proprio per dare un fake di abbronzatura al viso nei mesi invernali. Tra l'altro penso che presto cambio colore di capelli, intanto me lo state già dicendo, ma quando torni castano scuro, quando torni castano scuro, penso che nel prossimo video sarò castano scuro. Ho aspettato che l'abbronzatura svanisse, penso un'altra settimana, e poi sono pronta per il mio colore invernale. Come cipria utilizzo la Perfect Baking Powder numero 01 di Paula P, che è una cipria che mi sta piacendo sempre di più, ce l'ho nel tappino. Mi piace perché opacizza bene, lascia la pelle effetto velluto tipo, e ha un profumo molto delicato di vaniglia che è davvero molto gradevole, mi piace tantissimo. Prendo poi il Fix Plus di MAC e vado ad eliminare l'eccesso di cipria sul viso. Voglio ridare un po' di luminosità al viso utilizzando una terra appunto un po' più shimmer, questa è la Sun Lover Glow di Catrice. È la numero 010, ha un pochino di sheen, non è opaca. E appunto vado negli stessi punti in cui abbiamo già fatto contouring in crema. Poi ho già applicato un po' di blush, giusto per vedermi il viso più completo, e poi passiamo agli occhi. Voglio utilizzare dei toni più freddi, quindi secondo me questo qua ci starà bene. Poi vediamo se applicarne di più a trucco finito. Questo è di Essence, si chiama The Blush ed è il numero 60. È un blush opaco rosato. Non utilizzo un blush freddo da tantissimo perché appunto in estate con l'abbronzatura preferivo blush più pescati. Passiamo agli occhi. Finalmente voglio utilizzare un primer. È da tanto tempo che non lo utilizzo, questo è di Anastasia Beverly Hills, è il mio preferito, perché voglio un effetto proprio pulito dell'occhio. Vado ad utilizzare toni abbastanza chiari, quindi voglio che siano al massimo della loro intensità. Lo applico con il dito, mi aiuto con un pennello da sfumatura e vado anche lungo la palpebra inferiore, dato che come sempre andrò a truccare anche questa zona dell'occhio. Come palette utilizzo questa qui di Dior, che è la Soft Cashmere. Come vedete ha tutti questi toni marroncini abbastanza freddi, con molto grigio argento all'interno. Inizio da questo colore qua, che è un bel color tortora satinato. Me lo porto nella parte esterna dell'occhio. E vado a definire anche
l'esterno della palpebra inferiore. Con il dito prelevo poi questo colore qua, che è un pochino più shimmer, più riflettente. È un tortora leggermente più chiaro e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile, salendo molto molto in alto, toccando quindi anche la palpebra fissa. Con un pennello da sfumatura completamente pulito, mi aiuto a pulire i bordi. Secondo me verrà fuori un look adatto anche per una cerimonia, che sarà molto molto glam, elegante, soprattutto da sera. Secondo me, wow, mi piace già tantissimo e mi sto avvicinando all'idea che ho in testa. Su un pennello più stretto vado a prendere questo bellissimo colore qua, ve lo voglio swatchare perché secondo me merita. Non ha molto pigmento, vedete? È soprattutto shimmer, una specie di illuminante. Quindi vado all'angolo interno. Come vi dicevo, voglio creare un occhio molto luminoso, così come abbiamo fatto, però poi che abbia questo punto di nero definito, un po' a gatta, bello strong. Per far ciò ho tirato fuori la matita nera, che è una cosa che non uso da tantissimo, ma che mi piace poi tirar fuori ogni tanto in inverno. Questa è di Lancôme, un classico casual nero. E vado proprio a fare il contorno interno dell'occhio, una cosa che appunto non faccio da veramente tanto tempo. All'angolo interno mi tiro un po' fuori la codina, che voglio un effetto gatta, ma leggermente, proprio leggermente. E con la matita, già che ci sono, vado a sfumare un pochino il colore, cioè a portarmelo proprio tra le ciglia, sia sulla rima inferiore sia sulla rima superiore. Come avete visto, non sono stata super precisa perché mi interessava più che altro ricoprire bene le ciglia di colore. Adesso, con il mio pennellino da sfumatura stretto, lo Shirt Shader, vado a sfumare un pochino la matita nera, sia sotto che sopra. Sotto ci sto più attenta, quindi sono più precisa, perché poi lo lasciamo così come viene. Sopra invece andrò con l'eyeliner dopo, quindi sfumo anche se non in maniera precisa, giusto per diffondere un po' il colore. Il look prende decisamente forma per come me l'ero immaginato, sono troppo felice che sta venendo fuori. Voglio aggiungere qualcosa di ancora più shimmer qui al centro dell'occhio. Voglio provare ad utilizzare questa palette di illuminanti Dior, questa è nella colorazione Glitz, e voglio usare questo colore qua, che è un platino super super brillantinato e glitterato anche, quindi per evitare di ritrovarmi tutti i glitterini sul viso, metto un fazzolettino sotto. Vado sempre anche sulla fissa perché voglio creare proprio questa scia luminosa al centro di tutto l'occhio. Ecco, sì. Non so se vedete la differenza, ma questo risulta più luminoso, più glitterato più che altro. Faccio lo stesso sull'altro occhio. E sono pronta per l'eyeliner. Utilizzo questo qua della Inglot. Vado vicino vicino alle ciglia e intensifico bene questa parte e alla fine mi allungo per creare la codina seguendo la forma che avevo già impostato con la matita. Voglio intensificare un po' anche la parte della rima inferiore perché adesso sembra quasi grigio a confronto del nero applicato sopra. Vado di mascara, utilizzo il mio Amour, questo è il Monsieur Big di Lancôme. Con il look che abbiamo terminato, mi piace tantissimo, il risultato è esattamente quello che avevo in mente, quindi sono troppo felice che sono riuscita a ricrearlo. Per il viso, col blush sinceramente a me sta bene così la situation, però voglio applicare, mi vola tutto, voglio applicare un po' di questo illuminante qua
di Dior, quindi lo stesso che avevamo messo al centro dell'occhio, anche sul viso. Questo è super sbrilluccicoso, stupendo. Sempre da questa palette prendo anche quest'altro illuminante che sembra più pesca, ma alla fine non si nota che è pesca. Però questo non ha glitter e me lo voglio portare più giù, quindi più verso il blush e anche sull'arco di Cupido. Per le labbra, super semplice, qualcosa di extra glossy, tipo effetto vetro. È una matita nude, utilizzo questa che amo, che è la Marmotta di Neve Cosmetics. E come gloss, secondo me, ci va il Fenty. Di questi ne voglio prendere assolutamente altri. Questo è il mio gloss preferito in assoluto. Guardate la lucentezza, è incredibile. E anche la durata, è incredibile per essere un gloss. Bene, questo è il look terminato. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Io lo trovo super versatile. I colori sono molto autunnali, invernali, ma sul freddo. È un look sicuramente elegante che va bene per una serata, anche per una cerimonia. Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti. Io vi mando un mega bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!